Signori, bentornati in un nuovo episodio di Amnesia The Bunker. Nell'ultima puntata abbiamo esplorato finalmente quello che è anche l'arsenale e l'ultima zona che sarebbe... Che cazzo di zona era? Non mi ricordo. Insomma, fatto sta che eravamo morti male e io, in vostra assenza, qua, sono andato un po' avanti, però ho deciso di ristartare subito la situazione. Ho semplicemente preso un'altra piastrina di Fortin che mi ha dato un codice che ho aperto, ma non c'era un cazzo, ragazzi. C'era soltanto una tanica di carburante e uno straccio. E ora sto bruciando, dato che sono pieno di molotov, c'era l'accendino, c'era un mare di roba. Dato che ora sono pieno di queste robe, stavo facendo strada qui. Qua per esempio c'era un altro cadavere. Non so se ha... Ah, ma qui c'ero già stato. È qua che ho trovato la piastrina. E adesso, se vi ricordate, intanto qui c'è un'altra zona che non avevamo visto. Vedete, qua si scende, non ci sono ancora sceso. Ma di qua, nella dispensa, c'era, se vi ricordate... Accendi la luce. Ah no, qui è nuovo intanto. Devo bruciarlo. Perfetto. Non abbiamo più bottiglie. Oddio! Ma non ha senso. Vabbè, raga, io quando mi metto a registrare ho solo sfiga. Vabbè, morendo ripartiamo praticamente da dove ci siamo salutati. Allora, io mi porterei due molotov, un'esca, ho posato pure la torcia e siamo praticamente pieni di ogni cosa. Non so che cazzo fare. Forse mi porterei anche questo qui, giusto per usarla e liberarci slot, insomma. E le tre molotov, perché andremo a usarle a manetta, le molotov, raga. Abbiamo tutto ciò che ci serve, dovremo farcela. Aspetta che mi equipaggio la pistola sull'1 e la molotov sul... Perché ho fatto il 3? Vabbè. Allora, qua ci sono i primi ratti. Questi qui serve bruciarli, perché noi di qui ci torniamo pure. Dai, quanto cazzo dura? Guarda che bastardo sto gioco. Ti fa durare un casino il fuoco, anche una situazione contro di testa, cosa perché ti chiudi. Non abbiamo ancora la chiave inglese, non abbiamo ancora niente, ma è qua per forza che dobbiamo trovare questi oggetti. Quindi noi in questi episodi, bene o male, stiamo facendo bene a esplorarci un po' tutto. Ci facciamo un'idea di dove siamo. Qui non c'era più niente. Qua abbiamo le tre taniche, ricordiamocelo. Qua posso attivare l'elettricità perché c'è un punto. Qua intanto nell'armadio troviamo uno straccio, perché noi in questo momento non siamo messi benissimo. Bruciare questi. Adesso noi facciamo un po' di rumore. Dove cazzo è il lucchetto? Eccolo lì. Guarda, guarda che gioco del cazzo. Ho sparato due colpi. Beh, non è possibile che ti esce da dietro. Madonna, 20 volte fare una scena di merda. Comunque, mentre si registra, raga, sembra una minchiata, però sei molto più distratto, no? Perché provi magari a fare le cose veloci, non ti vuoi far durare tanto la registrazione, queste cose, magari non fai le cose bene. Perfetto, qua ci siamo aperto il primo passaggio. Allora, adesso andiamo piano e con calma. Noi abbiamo un kit medico. Dobbiamo per forza andare di lì per aprirci un passaggio. Però questo qui possiamo anche farlo nel ritorno, diciamo, ecco, questa operazione qua. Perché qua c'è il lucchetto. Io vorrei dare una controllatina da questo lato per vedere cosa possiamo trovare qui. Li eliminiamo. Ok, quello è andato a bruciarsi volontariamente, questo è un bene. C'è un altro razzo di segnalazione. Ma io cosa cazzo faccio con questi razzi di segnalazione? Ma uno lo... vediamo, lo uso. Ok, fa luce e basta. Cosa ho trovato? Un pezzo di legno. Richiede ulteriore lavorazione. No, penso che questo soldato non c'entra niente. I ratti erano... Ah, eccolo dove è la piastrina. Lebert non ha un codice. Oh, abbiamo trovato un proiettile. Questo è buono. Questo è buono. Metti il proiettile, abbiamo 4 colpi. Ok, una nota. Può sentirmi? Sono strisciato dentro questo buco. Attenderò, terrò il fiato sospeso e attenderò. Forse andrà via, se riesco a rimanere abbastanza in silenzio. Oddio, fai che io riesca a rimanere abbastanza in silenzio. Vabbè, cagare, muori. Infatti ha fatto una brutta fine. Ok, adesso con calma. Non mandiamo tutto a puttane adesso. Perfetto, eccoci di nuovo qui nella famosa dispensa della vita. Allora, qui adesso io non vorrei attivare... Cioè, non vorrei attirare il panico.
Se tiriamo un pezzo di carne qui, io qui ho notato che qua c'è altra carne. Ecco, qua c'è del formaggio. Quindi prima che loro si girino, magari ne butto un'altra lì. Ok, cosa ho trovato? Cos'è? Bastoncino di legno. Ah, posso fare una torcia. Ecco a cosa serve. Qua ci sono delle bottiglie. Perfetto. Dovrebbe esserci però un altro passaggio di qui. Qua era pericoloso. Attiviamo la corrente. Donna. Ok. Altro non so quanto a lungo può durare. Dovremmo avere un pezzo di carne. Non l'ho fatto. Ok, però se ne sono andati. Uno straccio del carburante. Ok, Travers. Ok, abbiamo un altro codice. Allora, io ora me ne andrei. Ma prima di andarmene ci andiamo a recuperare un altro codice. Aspetta, vediamo come siamo messi. Abbiamo delle torce. Queste torce qui. Niente, cosa fai? Le accendi. Ah, ok, loro si allontanano. Ok, io me ne andrei, me ne andrei. Andrei a salvare, raga. Andrei a salvare, onestamente. Andrei a salvare perché abbiamo roba interessante. Ok, piano piano, piano piano ci prendiamo tutto, raga. Intanto abbiamo un codice. Qua possiamo lasciare vari oggetti perché comunque siamo full. La torcia dura di Natale a Santo Stefano, quindi praticamente si è già esaurita. Qua abbiamo diverse bottiglie, abbiamo un medikit, abbiamo ancora una molotov. Ovviamente una granata la possiamo, una possiamo anche usarla perché mi potrebbe servire per fare una parte. Potrebbe servire, quindi direi di ritornare lì. È un po' un casino quello che stiamo facendo, ma magari questo video sarà un po' più lungo, ma sono sicuro che ci apriremo un pochino tutti i passaggi facendo così. Se facciamo le cose per bene dovremmo farcela. Perché adesso, intanto qua attiviamo l'elettricità. Qua troviamo uno straccio. Qua possiamo direttamente tirare la granata. Così non solo ci apre il lucchetto, ci uccide pure i ratti. Abbiamo una tanica, vabbè, la tanica la teniamo. Qua c'è un'arma dietro, questo non l'avevo mica visto. Ah, ma qua è dove c'erano le granate. Minchia, qua è voglia. Oh, cazzo. No, dai, dai, non ci credo, raga, non ci credo. E il problema è che comunque è un luogo stretto. Ma porca puttana. Gioco di merda. Ok, eravamo già attrezzati. Meno male che salvo, meno male che salvo, veramente. Poi porca puttana, quando ti insegue sta roba qui è ansiogena. Ho scoperto a cosa serve la torcia. Perché andare a Molotov ovviamente non ci conviene. Significherebbe sprecarne tantissime. Soprattutto i ratti non finiranno sicuramente. Ma a livello di foto, l'ho presa io la foto del buon uomo che crea le Molotov? No. Quindi nella stanza del colonnello lì c'è ancora qualcosa da fare. Quindi per tutta la durata della torcia dovrei essere al sicuro da questi ratti. Merda. Dov'è la chiave d'accesso? A chiunque necessiti di aprire il pugno chiedete a me o a padre Reis. Siamo entrambi in possesso della chiave. Eh sì, ci vuole la chiave. Porca puttana. Lì c'è un interruttore. E qua c'è una granatella. Qua se corro abbastanza veloce. Oh cazzo. Dimmi che ti apri. Il panico abbiamo. Ah, siamo dall'altra parte. Ok, siamo passati però. Dai, 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 dai. Buono. Se non moriamo è buono. Non siamo messi benissimo. Quindi io il kit lo sparerei. Una bella benda. Bendati tutto, figliolo. Ok, direi di andare in questa porta invitante. La cappella. Ma che cazzo è? E questi sono qui da parecchio, raga, eh. Una piastrina. Pusher. E abbiamo un codice. Ma io mi auguro che questo codice sia veramente fondamentale per l'avanzamento del gioco. Perché se no, veramente non abbiamo altra scelta. Solo il capezzale. Vabbè, qua altre note. Altre note, altre note. Oddio! La chiave! Ma butto una bottiglia, sti cazzi. Sono pieno di minchiate. Ti prego, fa che se ne va. Fa che se ne va.
sì, è incazzato. Secondo me è una femmina. Ed è pure nel periodo del mese. Te ne puoi andare cortesemente? No? Te ne puoi andare? E basta incazzarti, vai via! Niente, raga, è l'antipanchina. Ok, se n'è andato. Buon uomo, lei ha visto qualcosa? E ti direi che dal legnetto sull'occhio direi che non ha visto un cazzo. Se qua riusciamo a fare sta roba senza morire sarebbe grandioso. E se non sbaglio la chiave era di qui. Ma questa è un'altra porta. Minchia, addirittura qua si apre con il lucchetto. Però magari è un passaggio più veloce. Però siccome facciamo rumore, aspettate un attimo. Aspetta, se da qui siamo arrivati, aspetta, sti cazzi, era comunque qua mi pare. Esatto, è qua, eccola. È questa la chiave? Sì. Perfetto. Ok. Granata gas. Una benda. Ecco, lo straccio lo prendo perché posso combinarlo con la bottiglia. E qua salgo sopra, dove cazzo vado? Minchia, sono su una torretta, ma guarda te. Un'altra piastrina di Stafford e un altro codice. Oh, wow, wow, wow. Cosa, siamo ancora in guerra? Oh, wow, wow, porca puttana. Ecco come sei morto. C'è qualcosa di utile qui? Ma mai una gioia aggiungere. E comunque qua mi laserano fra un po'. Non fosse per il personaggio che è di un movimento lentissimo. Proprio tutto tranquillo. C'è soltanto Godzilla che ti insegue. Devo velocemente andarmene da qui. Si è finita la torcia. Adesso devo soltanto andare via. Tutto dritto, tutto dritto. No, tutto dritto un cazzo. Devo solo tornare indietro, raga. Vai, vai, via, 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 via. Mamma mia, raga, che orientamento. Per la prima volta nella mia vita. Mai più senza torcia, comunque, mai più. Torcia, mettiti. Allora, abbiamo Molotov. Abbiamo sti cazzi. Abbiamo sti gran cazzi. Siamo pieni di robe. Granate così. Secondo me dovremmo iniziare a usarle perché sennò. Abbiamo due codici da mettere. Il primo è 0417 di Boucher. 0417. 0417. Perfetto. Dove troviamo? Ok, un miglioramento dell'inventario. Bene, l'altro è 4223. Minchia, mi sono dimenticato il codice, sono proprio un coglione. Cos'è? Chiave inglese. Finalmente, raga, finalmente. Con la chiave inglese possiamo finalmente aprire le grate. Mamma mia, che sollievo, raga, che sollievo. Comunque sta cosa che è limitata è una grande minchiata, onestamente. E siamo pieni di roba comunque che non stiamo usando perché anche ce la stiamo giocando. Allora, è in teoria da questo lato, se andiamo qui, c'era la grata per passare da questo lato. Esattamente. Vediamo adesso. Finalmente era ora che trovavamo una soluzione. Allora, abbiamo una bottiglia vuota, altre bottiglie vuote. Direi una scorta di bottiglie vuote. Cosa devo fare? Sabotaggio ha lasciato il progetto intorno al 23-2 giugno. Dopo una veloce indagine, i seguenti soldati hanno confessato il sabotaggio. E certo che qui, se vogliamo fare delle molotov, non abbiamo problemi, eh. Adesso potremmo, volendo, andare sulla prigione. Perché lì c'erano, tra l'altro, le cesoie. Allora, nella prigione c'era una grata da dover fare. È una zona molto piccola, non c'è granché da fare. L'unico modo, però, per accedere in quest'area qui. Tra l'altro non so se avevamo qua dimenticato tipo stracci. Ecco qua c'era tra l'altro la cosa. Questa non si può aprire. È l'unica cosa che potevamo fare per accedere da quest'area e entrare attraverso la grata. Adesso che abbiamo la chiave inglese dovremmo riuscire a entrare. Veloce. Ok. Una fotografia. Cos'è, tipo un traditore questo qui? Oh, una tanica. Minchia, da quant'è che non ne trovo. Fermi tutti, silenzio. Oh, io ti tiro la granata a gas. Via, 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 porca puttana, mi sono cagato, mi sono cagato. Ma poi che non c'è luce. C'è una roba, io ho un'idea, raga. Ho un'idea malata.
Ma ci serve farla. Intanto devo mettere questa tanica al generatore tipo di corsa. E abbiamo altre tre taniche. Ok, un po' di luce finalmente, cazzo. Portiamo dietro due granate. Minchia, una gliela vado a tirare in bocca, guarda. In teoria dovrei averla aperta, la cella che mi serviva. Anche se avrei voluto aprirle tutte. No, io ti giuro, gli tiro una granata. Cazzo, tanto ce ne ha miliardi. Ancora c'è il gas, cazzo. È vero anche che questo gas qui ti chiude il passaggio, ma ti para anche il culo, eh. Ok, adesso che la corrente è attiva. Dammi la cesoia, per favore. Ok. Ho preso la cesoia del prigioniero. C'ho qualcosa per questo ratto. Mamma mia, ma tu guarda. Oh, porca. Oddio. Porca puttana, mi sono cagato. Allora ragazzuoli, mi sono andato a recuperare le tre taniche di carburante che avevamo qui. Via 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 via. Oddio, ce l'ho dietro. Oddio, ce l'ho dietro. Perfetto, però comunque le ho recuperate. Questo è un bene, perché adesso andiamo a fullare finalmente il cazzo di generatore. Mica però un attacca per volta è ridicolo, eh. Che abbiamo soltanto una molotov e una benda. Cioè gli slot sono andati a fanculo. Ah, non si è salvata la grata. Madonna, ho dimenticato la chiave. Mamma mia, dai che ce la facciamo a fare tutte ste robe insieme. Stiamo facendo mille cose. Manco il bordello che sto facendo. Prendi la foto, prendi la tanica. Ok, lui penso che è da lì perché la luce si è tolta. Madonna, il panico. Veloce, 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 veloce. Insegue. No, raga, raga, io ho troppa ansia con sta roba che ti insegue. E si esaurisce il generatore è un casino. Oddio, mi ha visto! Ma sti cazzi del generatore, vai via! Tra l'altro, abbiamo recuperato un'altra tanica, quindi... Va bene. Piano, piano, sei qui dietro? Non è qui dietro. Ecco, e qui c'è il ratto. Questo ratto, tra l'altro... attirerà gli altri. Ci attira lui. No, non posso morire ora, dai, spegniti. Dai, dai, dai! Porca puttana, due ore! Ah, solo un kit medico. Ah, vabbè, buono a sapersi. No, no, preferisco prendermi due cose di carburante. Allora, adesso che abbiamo le cesoie, aspetta, con calma, perché qui c'è un altro punto e ci liberiamo la prigione, in teoria. Non c'è più niente da fare qui. Quindi, in teoria, faccio così e faccio così. Oh, è il coso dell'inventario. Questo è buono. Prendo... no, il kit medico no, prendo una cosa di carne che potrebbe sempre servire. Bene, in teoria qui non dobbiamo fare più niente. Adesso che abbiamo liberato e abbiamo due oggetti importanti come la chiave inglese e le cesoie, che adesso ce le portiamo dietro, possiamo sicuramente fare delle cose in più. Allora, intanto mettiamo queste cose nel generatore, così almeno in questo modo, facendo così, liberiamo anche un po' di spazio. E adesso andiamo nella prima area che abbiamo visitato, dove non potevamo fare un cazzo perché giustamente non avevamo niente. Ma adesso che abbiamo gli attrezzi, dovrebbero qui esserci più posti da poter visitare. Per esempio qui c'era un passaggio di merda, mi ricordo, ed era pieno di fili. Fili che adesso potremmo tagliare volendo. Ma buongiorno. Oh, si è rotta pure la porta, godo. Oh, cazzo. Via, 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 porca puttana. Apri, apri qui che ci sono dei colpi. C'è una nota. Raduno dei volontari. Vai a cagare tu ai volontari. Che abbiamo sprecato un colpo, ma ne abbiamo guadagnati due. E questo è ciò che conta. Lui è da qualche parte qui, molto vicino. I ratti li abbiamo uccisi, devo ancora controllare bene. Devo ancora controllare bene cosa c'è, io sto bene. Perché se esce tipo ora, la prendo malissimo. Ok, piano piano, dai, non può
sbucare così a caso. Devi avere un senso logico. E se io non mi faccio sentire, lui non può. Non può sbucare così a caso. Una nota del 16 maggio. Ah, qua c'è uno straccio, per esempio. Ma non me ne faccio. Entriamo di qui. Qua non c'è nulla. Un'altra tanica. La carne. Mamma mia, qua è un casino. E posso addirittura recuperare la granata se disarmo. E qua ci sono delle bottiglie. Aspetta un attimo, perché se io volendo una molotov me la potrei fare. Prendo questa, combino con questa. Mi serve soltanto uno straccio. Faccio una benda. Non posso tagliare il filo direttamente. Ah, posso, ok. Perfetto. Siamo morti. Siamo morti. Mamma mia, ti prego, vai via. Aia. Aia. Oddio. Madonna. Porca puttana. E via, vai via, io il mio l'ho fatto. Signori, mamma mia, ci vediamo nel prossimo episodio. Mamma mia, alla prossima.